Eccoci qua riuniti, miei piccoli amici, per la favola del giorno di Nonno Racconta. Oh, vedo che ci sono dei nuovi amici, così do il benvenuto a Lorenzo. Sì, proprio tu, Lorenzo. Forse ancora Lorenzo non sa che questo è un programma magico e che io attraverso il televisore posso vedervi tutti. Bene, ora che ci siamo tutti vi posso raccontare la favola di oggi e parleremo di Babbo Natale. Ah, ecco, vedo che ad Alice piace questa idea. E la favola si chiama L'amicizia sotto l'albero. Allora, la storia, che sembra essere vera, avvenne qualche anno fa in un paesino dell'Umbria, la regione che confina con le Marche. In questo paese, molto carino, fatto di belle viuzze antiche che si chiama Spello, viveva Ginevra, una bambina di 8 anni, un po' timida. Lei frequentava la scuola del paese, ma un po' per la sua timidezza, un po' per qualche battuta poco carina che le avevano fatto alcuni compagni di scuola, stava sempre per conto suo e non dava confidenza a nessuno. Aveva deciso di non andare alle feste di compleanno, non portava mai a casa qualche amichetta, insomma, aveva scelto di stare proprio da sola. Non che la cosa le piacesse, per carità, ma secondo lei così evitava delusioni e poi avvertiva dell'antipatia nei confronti di quasi tutti i suoi compagni ed era convinta che lei non riusciva a provare quel sentimento che si chiama amicizia. Dovete sapere, bambini, che quando si avvicina il Natale, Spello, questo paese, diventa ancora più bello. Le strade iniziano a riempirsi di luci, scende la prima neve, l'atmosfera diventa gioiosa e tutti i bambini pensano già a qualche dono da chiedere a Babbo Natale, che nel frattempo nella sua casa in Lapponia è indaffaratissimo a leggere le letterine e a preparare tutti i pacchi dono. Quel giorno Babbo Natale si stava occupando proprio delle letterine di Spello e siccome al nostro caro vecchio non sfugge nulla, si accorse che proprio come l'anno precedente non c'era la letterina di Ginevra. Oh, 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 come mai non mi scrive più? Si domandò pensieroso. Non manca molto a Natale. Devo assolutamente capire. Andrò questa notte di nascosto a casa di Ginevra. Così, cari miei bambini, Babbo Natale si tolse il vestito rosso, indossò una tuta da meccanico e, fingendosi un vecchietto con la sua bella barba bianca, volò di nascosto sino a Spello e, camminando piano piano per le sue strade illuminate da tante belle lucette, si avvicinò alla casa di Ginevra senza che nessuno lo vedesse perché era notte. Si affacciò alla finestra di pian terreno. Guardò il camino che si stava spegnendo ma che illuminava ancora il soggiorno dove le luci erano spente e capì che in quella casa dormivano tutti. Beh, devo dire, pensando fra sé e sé, che è una casa bellissima. E facendo la solita magia, in un soffio, forse passando proprio per quel camino, entrò piano piano, senza far rumore, in quella casa. Quasi volando, perché lui riesce a farlo, decise di andare nella stanza della bambina. La trovò che dormiva pesante. Attorno al lettino c'erano davvero tanti giocattoli sparsi, ovunque. Ma nonostante questo, lui che aveva il fiuto magico, avvertiva un'aria di solitudine e di tristezza. Decise così di approfondire e di restare a Spello. La mattina dopo tornò a passeggiare per le strade del paese, sempre in incognito, e trovò un gruppetto di bambini che giocavano per la strada tirandosi le palle di neve. Ma vide anche Ginevra tutta sola, seduta sull'uscio di casa, che giocava con la bambola. Come? Come hai detto, Mattia? Non sai cosa vuol dire uscio? Beh, l'uscio è la porta, è un modo diverso per dire la porta di casa. Torniamo a Babbo Natale. Vedendo quella scena, il nostro vecchietto con la barba bianca si avvicinò ai bambini che giocavano e chiese loro come mai non coinvolgessero nel gioco anche Ginevra. «Perché quello è un caratteraccio», gli risposero. «Spesso si vanta dei suoi giocattoli e non ci fa giocare nessuno, e così qui nessuno più la invita». Babbo Natale si lisciò perplesso la barba bianca
e si avvicinò a Ginevra per sentire l'altra campana. «Sono tutti antipatici», disse Ginevra, «mi prendono in giro e allora io gioco con i miei giocattoli e non glieli do». «Capito, ma tu cosa hai chiesto quest'anno per regalo?» gli chiese Babbo Natale, facendo finta di non sapere che lei non aveva scritto la letterina. «Niente, non ho chiesto niente, di giocattoli ormai ne ho tanti, ma amici non ne ho nessuno». Un vero peccato, pensò Babbo Natale mentre si allontanava, e non visto da nessuno fece ricomparire la slitta con le renne proprio dietro la piazza ed in modo invisibile tornò a casa sua. «Devo trovare una soluzione», pensava, e guardando il paese dall'alto ebbe una grande idea. La magica notte della vigilia di Natale, quando Babbo Natale ovunque nel mondo, completando il suo solito giro per deporre i regali sotto gli alberi addobbati, quando giunse a Spello, prese un meraviglioso cucciolo di cane, lo mise in una bellissima scatola con tanti buchi perché potesse respirare e lo depositò piano piano sotto l'albero di casa di Ginevra. La mattina dopo, quando la bambina si svegliò, fu molto sorpresa di trovare un pacco sotto l'albero. Lei non aveva chiesto nulla. Lo aprì incuriosita e saltò fuori lo splendido cucciolo che iniziò subito a fare le feste alla bambina. La leccava, le si strofinava neanche fosse un gatto. Potete immaginare la gioia, la felicità della bimba con il suo piccolo amico che continuava a farle le feste e ad ubbidirle. Così, tutta orgogliosa, si costruì con una corda un rudimentale guinzaglio e uscì di casa con il suo nuovo amico, giocando con lui felice sulla neve fresca. L'abbaiare del cucciolo attirò però tutti i bambini che erano nella strada e, incuriositi e ammirati da quello splendido cagnolino, si avvicinarono chiedendo a Ginevra se potevano accarezzarlo e giocare con lui. La bimba per un attimo rimase un po' incerta, ma vedendo come era contento il suo cucciolo che faceva le feste a tutti, accettò di buon grado. Dopo qualche minuto tutti giocavano assieme, il cagnolino, la bimba, gli altri, allegri e spensierati. Fu quello il momento in cui a Ginevra parve di sentire dei campanellini. Alzò la testa e tra le nuvole le sembrò di vedere il volto di Babbo Natale che sorrideva. E capì davvero la portata del dono ricevuto. Babbo Natale non gli aveva portato solo un cane, ma anche il modo di essere amata e di amare, di fare amicizia con gli altri e di abbattere quel muro di diffidenza che la faceva sentire sola e capire che senza dare amore è difficile poi riceverne. Così invitò i suoi nuovi amici a seguirla in casa e a continuare a giocare con il cagnolino, che sembrava felicissimo di quelle attenzioni, nella sua stanzetta. Mi dicono che ora che è grande, sia Ginevra che il suo cane hanno tutti e due tantissimi amici. Bene, visto che parliamo di Babbo Natale, vi ricordo di scrivere le letterine all'indirizzo che vedete, mail che vedete comparire qui sotto, perché noi manderemo le vostre letterine a Babbo Natale. E pare che Babbo Natale qualcuna di queste letterine la prenderà in maniera particolare e probabilmente riuscirà a esaudire un vostro desiderio e magari Babbo Natale verrà qui in trasmissione a Nonno Racconta. Seguiteci sempre su TVRS.